Eri una mezza waifu e invece ti sei trasformato in un mostro. Come hai potuto farci questo? Va bene, possiamo fare rapporto adesso. Forza, Ymir aspetta il nostro rapporto. Una guerra, non posso crederci. Credici invece, amica mia. Qui la situazione è quella che è. Vabbè, armature per il momento non credo che sia cambiato qualcosa. L'unica cosa che possiamo fare è controllare se c'è qualche recluta qua, ma per il momento non credo. Prima dobbiamo fare il rapporto per sbloccare magari un altro pezzo di, diciamo, di gioco che ti permette poi di magari poter reclutare qualcun altro. Tempismo perfetto, o grande capitano. Stavo giusto per fare rapporto a sua signoria. Potete venire con me. Certo, va bene. Dunque, hanno armi per armare una legione e provviste sufficienti a durare per mesi. È difficile credere che a Chapel servano tutti quegli uomini solo per catturare dei presunti razziatori. Abbiamo ricevuto notizie che il Duca Aldric e il suo esercito sono in viaggio verso Nosfaria per confiscare il territorio appena annesso all'impero. Per quanto riguarda i rinforzi da noi richiesti a Eucris, non è stato ancora raggiunto un consenso. La Camera dei Lord in particolare è reticente nell'immischiarsi in una faccenda vista come un problema tra Elstwise e l'impero. Non aiuta poi che il cedimento di Nosfaria coinvolga una bella somma di denaro che i Lord temono che l'accordo possa saltare. Re Eomasiarith sarebbe stato propenso a fornire le sue truppe, ma gli altri Lord lo hanno spaventato e convinto a non agire. È proprio da Euma. Accidenti, avrei dovuto prevedere il problema monetario. Se il duca aveva davvero calcolato anche questo, deve essere ancora più scaltro di quanto pensassi. Beh, non mi aspettavo degli aiuti immediati. Perlomeno c'è ancora un barlume di speranza. Sembra che dovremo rifugiarci qui per qualche mese, finché Eucris non prenderà una decisione. Non sarà semplice. Ho fatto come richiesto da sua signoria e ho aumentato le scorte alimentari di Elstwise. Ne avremo a sufficienza per un anno. Fortunatamente il tempo è dalla nostra parte. Più la guerra si prolungherà, più per quegli stolti nobili sarà difficile fingere di non vedere un'azione, di non vedere l'ambizione nemica. Ecco il piano: respingere il primo attacco dell'impero e resistere al lungo assedio. Conto su tutti voi. Ah, quindi si comincia ora con le battaglie campali? Faremo del nostro meglio. Sei Nova, giusto? Ymir, mettilo al comando di un'unità. Eccolo, le battaglie campali. Come, prego? Mia signora, solo perché Gar gli ha affidato il comando temporaneo di un'unità molto ristretta, non è chiaro che desideri maggiori responsabilità. E sono certo che Gar e gli altri gli insegneranno, giusto? Me la sono sempre cavata bene come mentore. Bene. Ogni guerra ha bisogno di storie interessanti. E con che faccia l'ha detto, tra l'altro? La storia potrebbe essere più o meno così. Benché la casa del ragazzo fosse stata resa al suolo dagli sgherri codardi dell'impero, trovò il coraggio di prendere le armi e di non cadere nella disperazione. Che ne dite? Funzionerà. Fai in modo che se ne parli in ogni taverna e vicolo entro la fine settimana. Ah, vedi, lo vogliono utilizzare, vedi, come simbolo. Anche se rasa al suolo potrebbe essere un'esagerazione. Un abbellimento. Milady, se mi consente. Sì, Yankees, che c'è? All'aria stanca. Beh, combattere per la propria vita fa questo effetto.
Vabbè, non ha detto che sei vecchia, ha detto che sei un po' stanca. Prendertela così. Mia dolce signoria. E quindi sì, si va di battaglie campali. Sono curioso effettivamente delle battaglie campali. A me erano la parte che piacevano di più nei vari Shuikoden. Le battaglie campali erano bellissime. Vedi, qui si stanno preparando con le trincee, con le robe. Ma quindi se io sono a capo di un'unità, posso scegliere praticamente quelli che mi faranno da supporto, immagino. Quindi devo disporre le truppe, le unità. Ti stavo proprio venendo a cercare. Sta per tenersi un consiglio di guerra. Oh, davvero? Sono state 2 settimane molto lunghe. Questa sarà la tua prima battaglia importante, vero? Forza, andiamo a vedere cosa stanno combinando Gar e gli altri. Allora, intanto qui tocca salvare. Perché abbiamo fatto un bel po' di roba. E poi vediamo che cosa succede qua. Ecco Nova. I nostri esploratori ci hanno informato che l'esercito imperiale è in marcia. Voglio tutte le truppe in posizione difensiva. E tu sei pronto, presumo? Sì, andiamo. Anche perché sennò non posso andare avanti. Oggi vinceremo a tutti i costi. Ci puoi scommettere. È bello vedervi così sicuri di voi, ma rimanete con i piedi per terra. Ci aspetta una lunga battaglia. Quei galdiani non hanno scampo. Andiamo. Ah, ora ovviamente mi spiegherà tutto ciò che c'è da fare sulla battaglia. Eccolo, bellissimo. Difendete la vostra posizione a tutti i costi e muovetevi rapidamente. Anche se dovremmo affrontare solo una legione, la negligenza può uccidervi. Dobbiamo fermare subito quei dannati galdeani. Non lasciate che mettano piede dentro le mura. Ricevuto. Dai trailer sembravano spettacolari. Eccola, la minuscola nazione che ha osato mostrare le zanne contro l'impero. Ma anche lo scarto della cucciolata va disciplinato come si deve. Galdeani, avanzate! Combattete con coraggio. Per sua signoria. Sì! Guarda che bello. Bellissimo. Requisiti vittoria. Forze di Chapel sconfitte. Requisiti di sconfitta. Zona difensiva invasa. La guerra. In guerra formi legioni per combattere l'impero. I tuoi alleati guidano le unità che compongono una legione. Più alleati recluti, più forti diventano le tue legioni. Esatto. Indica dove muovere la tua legione. Seleziona, inizia battaglia per avanzare. Se si spostano in un'area con una legione nemica, entrano in battaglia. Una legione che subisce abbastanza danni si ritirerà dall'area, mentre una legione annientata abbandonerà il campo di battaglia. Se non puoi fermare una legione che attacca, il movimento della tua legione terminerà. Se due legioni avversarie tentano di entrare nella stessa area, quella con più potere ha priorità. Ah, ok, quindi quella con più potere ha priorità. Ecco, vedi, queste qua sono le mie zone. Ah, ecco, posso vedere le informazioni. Ufficiale imperiale. 60-60-60, 40-40. Abilità nessuna, abilità nessuna. Ok. Poi, questa penso che sia la stessa cosa. Ah, questi sono i maghi. Quindi hanno soldati e maghi. E quindi avranno la runa loro. Ah no, nessuna abilità passiva però. Questi invece hanno gli arcieri, qui invece hanno soldati e maghi, e poi c'è l'unità addirittura che la affianca.
con gli arcieri. Quindi qua sono due in uno praticamente, vedi? Però quella di Chapel, essendo più forte, prende la priorità a sto punto. Informazioni sull'area, pianura. Portale del castello, non superabile. Ah, quindi ci sono anche poi le zone. Comando legione, più arcieri. L'attacco legione aumenta nelle zone per un turno. Arcieri incrementano. Migliora notevolmente l'attacco degli arcieri. Poi Lian. Migliora leggermente l'attacco di fanteria. Poi soldato della Lega, niente. E va bene così. Migliora leggermente tutte le statistiche della fanteria. Migliora leggermente la resistenza magica della fanteria. Poi c'è Yusuke, fino a due volte danni moderati alla legione nemica. Bassa probabilità di attivarsi quando si affronta il nemico. Ah, tipo il critico. Ah no. Ah sì, vabbè, sì. Kuroto, fino a due volte. Infligge danni moderati alla legione nemica. Si attiva dopo che si affronta il nemico dal quarto turno in poi. E invece la mia unità com'è combinata? Nowa, l'attacco delle legioni alleate nel raggio della Lega per un turno. Aumenta l'attacco. Migliora notevolmente l'attacco della fanteria. Poi Gar, migliora leggermente la difesa della fanteria. Francesca, cura fino a due volte, cura moderatamente la legione alleata contro nemico con la resistenza della legione sotto l'80. Gigina, migliora la difesa della fanteria fino a una volta, aumenta l'attacco delle unità di tutti i tipi. Si attiva in battaglia quando la salute dell'esercito è sotto l'80%. Migliora leggermente l'attacco dei maghi fino a due volte danni moderati della legione nemica. Va bene, ok. Modifica visuale? Che vuol dire modifica visuale? Ah, posso... Ok. Comando legione, incrociato. Ok, questo è per un turno, quindi spostati. Spostati. Lei non si può spostare. Tu invece sì. Ah, ecco, vedi? Ci sono i vari spostamenti fatti in tempo reale. Allora, comando legione. Ecco qua. Esegui comando legione. Così ora siamo più forti. Qua aumentiamo. Così ci baffiamo. E così possiamo attaccare. Ma non possiamo attaccare? Cioè, no, non mi fa spostare io, quindi non posso andare altrove. Va bene. Vai, attaccate pure. Ok, ora succede che noi siamo più forti, perché ci siamo buffati. Ecco, vedi, loro hanno fatto le rampe. Ah, ecco, vedi, loro hanno messo le rampe. Eccoli che arrivano. In guardia, tutti voi. Come ha detto lui. Oh, vai così. Guarda quanti danni gli faccio. Che bello, a destra ci sono tipo i report. Ci sono i report... I report di fine battaglia. Che figata. Minchia. L'unità speciale. Minchia, hanno buttato giù il cancello. Scusate per il ritardo. Oddio, c'è Sain. Scusate, la mia signora. Il caro armato unico ha avuto un pessimo inizio di giornata. Finalmente è arrivato il rampollo Kessling. Nonostante abbia il favore del duca, se ha un po' di sale in zucca mi starà fuori dai piedi. Oddio, c'è anche lui. Quindi ora lei può avanzare. Però io non la faccio avanzare a lei. Ecco, vedi, lui potrebbe spostarsi qua.
Però se faccio modifica visuale... No, modifica visuale... No. Ok, io potrei anche restare qua in realtà. A meno che andare in avanti potrebbe essere un'idea. Perché così poi posso girare, posso spostarmi. Vedi, ora lei si può spostare qua. Però... Vedi, io non posso modificare la visuale né a destra né a sinistra. Quindi in realtà a me conviene spostarmi di qua. E con lui mi conviene pure spostarmi di qua. Ecco, vedi, lui avanza. Quelli sono rimasti fermi, non sono avanzati. Minchia, ero convinto avanzassero. Oddio, qua ci sono due unità però, eh. Ci sono due unità rosse. Ok, qua si sono ritirati. Qui stiamo subendo un bel po' di danni noi, eh. Perché stiamo combattendo... ok, si stanno ritirando. Perfetto. Ora. Comando legione non ho nulla. Modifica visuale di qua. E spostati. Dobbiamo andare di qua. Allora, lui sicuramente... vedi, io con lui dovrei necessariamente andare di qua. Attacco l'unità di Sign, incredibile. Con Nowa, tra l'altro. Un momento, quello non è Nowa, quindi è davvero qui. La pagherete per tutte le vostre patetiche bugie. All'attacco. Avete scelto di dare asilo ai criminali che hanno depredato le nostre terre. Abbiamo tutto il diritto di cercare giustizia. Vabbè, classica cazzata totale proprio. La mia unità è molto più forte di quella di Nowa. Madonna, l'ho disintegrato a coso. Di Nowa, sì, di Sign, volevo dire. Loro hanno la difesa aumentata. Ma io ora li posso attaccare anche alle spalle, quindi... Vabbè, è anche ovvio che la prima battaglia campale sia più semplice. Perché giustamente, essendo la prima, cioè... Devono comunque darvi gli strumenti per poterla gestire al meglio. Ora, se loro si ritirano, vengono praticamente verso di noi. E quindi sono fottuti. Ci stanno combattendo fino alla fine, praticamente. Ah, mica, ci siamo ritirati noi addirittura? Nonostante tutto? Bello. Minchia, lì due unità di nuovo, eh. Ah, però la mia unità non si è spostata. Non posso guardare le altre unità nel frattempo, no. Ok, questo è morto praticamente. Cioè, loro sono morti praticamente.
Ah, ecco, posso guardarli così. Ecco, qui anche l'unità di Sign è praticamente andata a puttana. Infatti se ne sono andati. Io ho ucciso nel frattempo l'unità, quella dei soldati. Questi sono praticamente morti. Ebbè, ma non hanno più HP. Non avevano possibilità. Fate attenzione a continuare. È continuato ad avanzare. Ma come mai non è morto? Forse perché ha lo scudo, ha la difesa, tipo. Ah no, ok. Perché questi insetti si rifiutano di farsi schiacciare? Mi dispiace molto per voi, ma avete davanti la squadra di combattenti più tenace che ci sia. Dobbiamo solo resistere un altro po'. Io sono Noah! Perché non tornate strisciando verso casa? No, esagerato. Combattiamo per i nostri amici, le nostre famiglie, le nostre dimore, e non ci sconfiggerete mai. Che io sono Noah. Di tutti gli idioti che potevano capitarci. Lo so, accidenti. E va bene, raggruppiamoci, li distruggeremo più tardi. Però mi hanno sfondato il cancello. O forse in un'altra vita. Ce l'abbiamo fatta, il nemico sta battendo in ritirata. Bene, direi che ci siamo guadagnati un po' di meritato riposo. Legione di Chapel sconfitta. Ecco, vedi, qua c'è tutto il report della battaglia, incredibile. Hanno fatto anche il report della battaglia in tempo reale, ma che bellezza è sta cosa. E così la trappola è scattata. Oddio, chi è che sta parlando? Cosa? No, non può essere. Oh, merda. Impossibile. È il duca questo? La guerra non viene vinta da un mucchio di soldati sanguinari che si affrontano sul campo di battaglia. La cosa fondamentale in guerra è distruggere il morale dei nemici, ridurli a lepri spaventate davanti al lupo famelico. Il suo esercito al completo ha marciato fin qui da Nosfaria? Ma i nostri informatori non ci hanno fatto sapere nulla. Il cuore del nemico è al massimo della vulnerabilità quando crede di avere la vittoria in pugno. È in quel momento che bisogna svelare le proprie armi più potenti. La superiorità numerica è il terrore. Avanzate, galdeani, marciate come se non ci fosse nessuno a intracciare il vostro cammino. Diventate terrore puro. Non può star succedendo davvero. Dannazione. Minchia. Siamo spacciati. Mettetevi in salvo. Ecco. Dobbiamo raggiungere un posto sicuro. Ma Gar, una morte in vano non si addice a dei veri guerrieri. Dobbiamo rialzarci e sopravvivere. Questo tipo sa il fatto suo, diamine. Zitto, verme patetico. È vero. Io vedo come corrono. Madonna mia. Ribaltone, incredibile. No, Gar. Lian, stai bene? Oh, certo, va alla grande. Adesso andiamo. Ymir e gli altri soldati si stanno radunando nel palazzo di sua signoria. Ma non serve a niente. Prendete il controllo della città e non fatemi fare brutte figure con il duca. Sì, signore. Presto.
Siete tutti vivi. Dov'è Ymir? Entriamo. Com'è la situazione fuori? Si avvicinano rapidamente, perciò qualsiasi sia la nostra prossima mossa, dobbiamo agire in fretta. Milady, dobbiamo andarcene da qui. Fate qualcosa, proteggetela. Concordo, non c'è tempo da perdere. Raduniamo i soldati rimanenti e... E poi fuggite tutti dal cancello orientale. Ah, ok, ho capito qual è. Cosa sta dicendo? Verrà con noi, Milady, giusto? No. Ma mentre voi li distrarrete, riuscirò comunque a scappare. Vicino al palazzo c'è un passaggio segreto che mi condurrà al sicuro. Casa Grum ha pensato anche a questo. Lo userò mentre voi vi dirigerete all'uscita. Ma faremmo meglio a decidere dove raggrupparci, perché devo ancora iniziare a combattere sul serio. Un passaggio segreto, eh? Interessante. Ci sono. Potremmo incontrarci al castello diroccato che abbiamo trovato. Ah, ecco, la nostra fortezza. Sarebbe perfetto. I Galdiani non riusciranno mai a far entrare tutti i loro uomini in quella miniera. Bene, allora è deciso. Molto bene, allora ci incontreremo lì non appena avremo ultimato la nostra fuga. Sua signoria, vada con Junkies e... vediamo. Se c'è bisogno di una guardia del corpo, io... No, questo è un lavoro per me. Seguo ancora fermamente il credo dei mercenari e per questo devo rimanere al fianco della persona che ha meno probabilità di essere uccisa. Non vorrete farmi andare contro il mio credo, vero? Wow, davvero vantaggioso come credo. Prenditi cura di lei. Se è tutto deciso, andiamo. Buona fortuna, sua signoria. Faccia attenzione. Anche tu, Ymir. Noah... Possiamo parlare un attimo in privato? Oddio. Cosa? Io? Mi vuole offrire la sua carne in condizioni di formazione gruppo non soddisfatto. Controllo la tua formazione. Va bene. Allora, Mio deve stare davanti, perché giustamente davanti... Mio davanti e dietro tutti quanti... No. Ok. Gli altri membri non ce li ho. Vabbè. Ma non c'è nulla da raccogliere qua? No. Ah, quello è suo padre, penso. Noah. So che il tempo a disposizione è poco, ma ho una richiesta da farti. Un favore? Potrebbe succedere che... No. C'è una possibilità su 1000 che io non sopravviva. Ma in quel caso voglio che tu guidi un esercito al posto mio. No, non ci credo che muore lei. Vuoi che guidi la resistenza? No, perché in 999 possibili futuri sono io a guidarla. Ti chiedo solo di coprire l'altra esigua possibilità. Lo faresti? Ok, ma perché io? Crescendo ho avuto il privilegio di osservare molta gente. E ho imparato che non ci si può fidare della maggior parte delle persone. Tuttavia, ci sono delle eccezioni. Non sono molte, sono difficili da scovare. Ma esistono anche persone degne di fiducia là fuori. Te lo sto chiedendo perché penso che tu sia una di queste. E poi mi ricordi un pochino una persona a cui volevo molto bene. Ora vai. Dovresti fare da diversivo, perciò vai a distrarre il nemico. Su. Ok, ok, vado. E ti prometto che non ti deluderò. Buona fortuna, Noah. No, non ci credo. Veramente, se mi fanno morire Periel, mi incazzo.